sabato finalmente. Io mi sono preparata che sto andando a fare delle commissioni con mio marito e ho messo il vestitino che ho preso l'altro giorno, che vi ho fatto vedere nell'ultimo video. Intanto metto a posto il casino di mia figlia. E l'ho lavato, l'ho messo, carino, gli ho voluto adattare questi orecchini che sapete che io non uso mai, ma sotto consiglio di mia figlia mi ha detto: mamma, mettiti quegli orecchini lì che ti stanno bene. E adesso vedo fino a quando resisto perché mi danno noia. Comunque, voi come state? Io sto leggermente meglio rispetto a qualche giorno fa, che avete visto nel video che ero un po' giù, però adesso sto bene. E niente, adesso sistemo un attimo qui, poi magari vi faccio vedere anche il vestitino, anche se vi ricordo che ho preso quei 2 chiletti che sto facendo una fatica bestiale a metterli giù. E comunque vi faccio vedere com'è il vestito. Allora, eccoci qua sempre nella nostra solita postazione perché è quella che mi dà un po' più di luce. Dunque, il vestitino è questo, vedete, è un color marrone, non mi viene il nome, però comunque è un bel marrone, a me piace tantissimo. È a costine in cotone e ha le spalline come piacciono a me, diciamo la moda che va quest'anno. Io generalmente non seguo mai la moda, ma questa mi è sempre piaciuta tanto. Le maniche sono sempre in cotone e in fondo a un elastico. I miei soliti Kidult, che adesso che sarà il mio compleanno sicuramente me ne regalerò un paio. Adesso sto guardando il catalogo per vedere quelli che vi piacciono di più. Adesso vi faccio vedere il sotto, vi abbasso leggermente. Qua vedete, è abbastanza aderente, fatto così. A costine. Allora riprendo, scusate perché mi ha chiamato mio marito. Allora, il vestito è fatto così a costine. Cioè, è molto aderente, anche se comunque è fatto di lana, quindi si può sblusare tranquillamente. Vi faccio vedere anche il sotto. Allora, ho dovuto mettere delle calze nere perché non avevo calze color carne. Vedete, adesso vado a fare la spesa e ne compro un paio. E come scarpe ho messo questi stivaletti con il tacchino, con il tacco. Anche questi abbastanza datati e niente, questo qui è il mio outfit e ci vediamo dopo. Ragazzi, indovinate cosa ho preso? Quando arriverò a casa ve lo faccio vedere. E in più mio marito. Vedremo Sanremo, io spero abbia una canzone di Miley. Ciao! Mi ha regalato la piastra, visto che fra il 22 è il mio compleanno, in un video mi sono sbagliato, ho detto il 12. Mi ha regalato la piastra, quindi ve la faccio vedere perché la mia si era rotta. E adesso andiamo a casa che sono già le 13, abbiamo una gran fame. Mangiamo e poi vi faccio vedere tutto. A dopo. Siamo tornati a casa, ho un po' di spesuccia da mettere a posto, ma più che altro volevo farvi vedere gli acquisti che ho fatto per il mio compleanno. Allora, uno è un regalo di mio marito e l'altro è un autoregalo. Adesso ve li faccio vedere. Allora, partiamo con il regalo di mio marito. Come vi ho detto in un video, uno o due video fa, mi si è rotta la piastra. Scusate, ma c'è qualcosa che mi va davanti agli occhi. E quindi siamo andati a fare un giro da Unieuro per vedere se c'era qualche piastra da poter acquistare e l'ho trovata. Allora, vi faccio vedere che è una piastra bellissima, si chiama, non so se c'è un codice particolare, no, bellissima Italia, a base di cheratina e con naturalmente la piastra in ceramica, capelli lisci o mossi, vitalità e protezione intensa. È questa qui, arriva fino a 230 gradi perché io per i miei capelli ho bisogno di 230 gradi perché voi mi vedete liscia ma io ho i boccoli. Quando avevo i capelli lunghi avevo proprio i boccoli e ancora adesso, infatti quando me li asciugo è naturale, ne ho tantissimi e sono ricci, quindi io ho bisogno di una piastra che abbia almeno 230 gradi. Dunque, i gradi sono regolabili perché hanno qui il pulsantino del più e del meno. Adesso l'apriamo insieme, così vediamo. Dopo sicuramente la utilizzo subito perché se riesco vado a fare una corsetta. Però
però sono già le 13:30, sì, diciamo che è l'orario migliore questo, voglio portare fuori il mio cagnolino e poi sempre se riesco ad aprirlo e poi vado a fare una corsetta, apro e torno. Eccola qui, si presenta così, è tutta incelofanata, ha naturalmente tutte le istruzioni e la piastra è questa, fatta così, qui si apre, credo, non lo so, comunque dopo la studio, prima di spaccarla, prima del tempo, e niente, spero che vada bene, l'ho voluta prendere piccolina e stretta perché avendo i capelli corti, anche se la usa mia figlia, anche lei, però io preferisco così, che sia un po' più strettina. Questa qui l'abbiamo pagata, cioè l'ha pagata 47 euro, vi alzo un attimo, il pacchettino che è lì, lo saprete già, mi sono fatta il regalo di compleanno ed è il mio amore, Kidult. Allora, ho girato mare e monti perché volevo quello di New York, ma non ce l'hanno, devo prenderlo solo su ordinazione e prossimo lo ordinerò. Allora, questa è la sua confezione, ve lo danno sempre così. Mi sono fatta lasciare il catalogo, così guardo quello che mi piace, che voglio ordinare, e volevo vedere se trovavo quello di New York, ma chissà dov'è. Ah, forse qui, forse qui, forse qui, no, non è qui. Comunque lo guardo, poi quando lo prenderò ve lo faccio vedere. Poi mi hanno lasciato questo, un altro volantino che sinceramente riguarda quello che ho acquistato io e le varie novità, bello, e qui c'è il pacchettino con il mio braccialetto, dentro c'è lo scontrino. Allora, lo danno in una scatolina di cartone che io getto perché sennò avrei l'armadio solo di queste confezioni qui, vedete, è così. Il braccialetto qui all'interno, c'è la garanzia e questo che è diciamo la frase che è legata al mio braccialetto. Allora, io ho preso Frida, mi è sempre piaciuto, a parte che Frida mi ricorda il nome di un mio cagnolino che avevo quando ero piccola, solo che mi è stato rubato e quindi mi è rimasto un po' sul cuore. E quindi appena ho visto Frida ho detto no, questo deve essere mio. E dice vivi, viva la vita, passione, libertà e forza rivoluzionaria per ricordarci di essere noi stesse ovunque nel mondo. Bello, 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 bello. Questo è il suo pacchettino, lo apriamo insieme. E questa è Frida, wow, eccola qui. Guardate, Frida sempre con la medaglietta piccola che appunto dice che è della Kidult, e qui viva la vita. Bellissima, veramente bella, 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 bella. Adesso la metto, non so come si fa perché questo non l'ho mai avuto, al gancetto così, semplice, lo metto di qua. A parte che devo spostare anche l'altro con il sole, con lo smile, l'ho messo per errore da quest'altra parte, dovrò rispostarlo di qua perché sennò dopo lì ne ho troppi, e se riesco a chiuderlo, ve lo volevo far vedere, comunque dopo me lo faccio chiudere da mio marito, eccola qua, e un altro Kidult è nel mio braccio. Io li adoro, li adoro, li adoro, si è visto, molti di voi lo stanno acquistando, infatti mi mandano i messaggi su, ecco ce l'ho fatto, su Instagram, e sono contenta perché sono braccialetti. Questo qui l'ho pagato un po' di più, 34, ma anche perché ha questo motivo in più, però ne valgono tutti, perché sono in acciaio, io ci faccio il bagno, li porto sempre, 24 ore su 24, non mi si è mai rovinato un Kidult, quindi li adoro. Niente, questi sono stati i miei acquisti, adesso io mi cambio perché voglio andare a fare una corsetta, visto che oggi è bello e non è neanche tanto freddo,
ci vediamo sicuramente o dopo o domani. Ciao ragazze, oggi è domenica e sono già le 16:15. Noi siamo appena rientrati, siamo andate a fare un po' di shopping, proprio due cavolatine, e adesso ve le faccio vedere. Ho tutto qui, sono cose sia per me e sia per mio marito. Ve le faccio vedere prima che va via la luce, se no dopo è troppo buio e non è bello vederle. Eccomi qua ragazzi, mi sono messa sempre nella stessa postazione, vi faccio vedere. Allora, prima due cose sciue sciue, come si dice, sciue sciue, che ho preso dalla Kiko. Ho preso queste due cosine qui, sono in saldo, c'è tutto fino al 50%, comunque ho lo scontrino. Qui, allora vi faccio vedere, come prima cosa ho preso questo blush in offerta a 4,99 euro, è un blush. Intanto vi dico, è il numero 01, Baked Blush, è arancione perché io adoro i blush arancioni perché sulla mia pelle, cioè sui miei colori, per me l'arancione è bellissimo, soprattutto quando sono abbronzata. Si presenta così, è piccolissimo, veramente piccolo. Adesso ve lo apro, non ha lo specchio e questo è il blush satinato. Faccio un piccolo swatch. Così, adesso ve lo faccio vedere, non guardate le mie unghie che è già andato via lo smalto, ma me lo tolgo perché mi sono già stufata. Vedete, è così, si vede poco anche perché non c'è la luce, però mi piace su, appunto, ripeto, sui miei colori, l'arancione come blush, utilizzarlo anche magari senza terra, mi piace tantissimo. Poi ho preso un rossetto a 5 euro in promo ed è questa linea qui della Magical Holiday ed è sempre il numero 1. Ne ho sentito parlare molto bene su YouTube. Allora, si presenta così il rossetto. Dovrebbe essere a calamita come tutti i rossetti della Kiko. Sì, è a calamita. E questo è un capolavoro, perché adesso se notate ultimamente mi piace mettere un rossetto un po' acceso e gli occhi lasciarli nude. Ed è questa meraviglia qui, guardate, è matte, sembra seta. Adesso vi faccio anche qui un piccolo swatch. Ed è questo il colore. Poi vi ricordo, non rende tanto perché il sole sta andando via, a parte il profumo. Ed è molto be bello, molto bello. Comunque, quando lo metterò ve lo farò vedere. Adesso spero di non sporcare nulla. Poi sono andata lì per le maioliche a Faenza perché di quelle parti lo conosce. Dentro c'è un negozio dove vendono cose veramente a basso prezzo. Il negozio è questo qui, New Yorker. Ho preso una maglia, vi dico, ragazze, 4,99 euro, 5 euro perché il centesimo non lo danno più di resto ed è molto carina. Mio marito non piaceva molto, però ho detto che se ne da usare tutti i giorni. Sapete che io amo le felpe. La maglia è questa qui. A me piace tantissimo. Sapete che io adoro il verde, poi verde bianco. Mettere questa felpina, vedete, è così sotto a. Ha un peluccio sopra, ha dei pantaloni bianchi, a me piace moltissimo. È una XS, anche se mi sembra grande anche questa. Vedete? XS e viene 4,99 euro. Veniva 16,99 euro. L'ho voluta prendere perché io adoro le felpe da usare tutti i giorni, mi piace molto. Questa la lavo e la metterò. Poi ho preso un paio di scarpe, sicuramente non piaceranno a nessuno, sono le sneakers, tipo sneakers, non sono originali, sapete che io non vado a spendere 100-200 euro per un paio di scarpe. Le ho volute prendere, a parte che qui in Romagna vanno tantissimo, dove si va, si vedono di queste. Poi, siccome io sono un po' bassina, ho trovato queste scarpe della Pepitarei, non lo so, non la conosco, sono un po' alte e le ho volute prendere. Le ho provate, mio marito non è che gli piacessero tanto e le ho pagate 19,90 euro. Io porto il 36. La scarpa è questa qui. Allora, è all'interno e la scarpina, l'avete già vista, è questa.
fatta così, vedete, è molto alta sia davanti sia di dietro, quindi sono molto comode, le ho provate, sono comodissime, hanno tutti gli strass neri, c'erano anche rossi e rosa, però d'inverno io la preferisco più nera, magari d'estate se le trovo la prenderò anche rossa o rosa. È così, vedete, è proprio una scarpina semplice, sapete che io le amo, non da tanto perché non le ho mai usate in vita mia, però adesso si vede che con la vecchiaia, non lo so, si vuole ritornare giovani e allora le ho volute prendere. Comunque, niente ragazze, io vi saluto, grazie per la compagnia che mi avete fatto e niente, io come al solito vi mando un bacio grandissimo e vi aspetto sempre se vi va al prossimo video. Ciao fanciulle, ciao!